Al centro delle proteste palestinesi anche la decisione del presidente americano Trump di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme e la scelta di inaugurarla proprio nel giorno dell'anniversario dei 70 anni dalla nascita dello Stato di Israele. Da New York la corrispondente Giovanna Botteri. Due immagini, due popoli, due storie così contrastanti eppure legate ad un'unica città. Tutto questo emergeva mentre a Gerusalemme si festeggiava l'apertura dell'ambasciata americana voluta dal presidente Trump. Di fronte a quasi 800 persone, il presidente ha detto nel suo videomessaggio che Gerusalemme è la capitale di Israele, che gli Stati Uniti l'hanno riconosciuto da molto tempo e nessuno prima di lui ha avuto il coraggio di dimostrarlo fino in fondo. Washington resta comunque impegnata nella ricerca di un accordo di pace duraturo, ha concluso Donald Trump. Che a Gerusalemme aveva mandato la figlia Ivanka, la moglie invece è stata ricoverata d'urgenza ed operata ad un reno. E poi il general Jared Kushner, l'inviato speciale scelto dalla Casa Bianca per condurre i negoziati di pace. Negoziati che allo stato attuale sono morti, anche se Kushner ha ribadito che c'è ancora spazio per la trattativa, ma le proteste e la violenza sono parte del problema, non la sua soluzione. Una posizione condivisa dalla Casa Bianca che attribuisce interamente ad Hamas la responsabilità dei morti e dei feriti. Ma non dal resto del mondo, dalle Nazioni Unite, dalla stessa Europa che ha boicottato la cerimonia. Il primo ministro Netanyahu, di fronte ad un paese orgoglioso del riconoscimento infine arrivato, anche se allo stesso tempo preoccupato, ha solo voluto ricordare il momento glorioso, unico, e Donald Trump, il presidente americano, che nel momento stesso in cui ha avuto il coraggio di riconoscere la verità, ha fatto la storia.